E già, è proprio l'anno del nostro satellite naturale. Missioni, allunaggi, ritorno sul suolo, 50 anni dal primo sbarco, eclissi e tanto altro per continuare ad ammirarla. Il 19 febbraio avremo il fenomeno della superluna, che oltretutto sarà la più grande del 2019. Viene chiamata superluna anche se il termine è più romantico che tecnico. Di fatto vedremo la luna più grande, più vicina e più luminosa. La potremo ammirare ad occhio nudo, fotografare, riprendere e sognare guardandola. Il fenomeno si verifica quando il nostro satellite è al perigeo, ovvero nel punto di minima distanza dalla Terra sull'orbita, e per questo motivo appare più grande del solito. Il 19 febbraio sarà a circa 356.761 km da noi. La differenza di diametro rispetto a una luna piena media sarà del 7% e la luminosità del 30% in più, fanno sapere dall'UAI, Unione Astrofili Italiani. Ma vediamo in dettaglio cos'è il fenomeno astronomico della superluna, ormai diventato anche un termine mediatico. Per farlo abbiamo chiesto a Gianluca Masi del Virtual Telescope, uno dei maggiori astrofisici e divulgatori scientifici italiani, di spiegarcelo. Noi abbiamo ormai adottato questo termine a furor di popolo. Superluna non è un termine scientifico, indica semplicemente una luna piena o una luna nuova che si verificano quando il nostro satellite è più vicino della media alla Terra. Questo è un fatto normale perché la Luna si muove su un'orbita ellittica attorno alla Terra, quindi talvolta è più vicina al perigeo, talvolta più lontana. Ecco, semplicemente quando la fase di luna piena o di luna nuova si verificano a ridosso del perigeo, essendo un po' più vicina, questa luna è un pochino più grande e allora furor di popolo è stata battezzata così, superluna. Superluna è un termine mediatico che io giudico però fortunato, perché riesce a trasferire, poi ovviamente sta a noi raccontare bene cosa sia e cosa non sia la superluna. Tuttavia è un termine molto efficace. Io apprezzo molto quando si riesce a descrivere un fenomeno naturale correttamente, tuttavia facendolo apparire di interesse, in modo tale che chi ne sente parlare, magari sfidando il gelo ormai evidente di queste notti, decida di alzare lo sguardo alle stelle, lo sguardo verso l'alto. Quindi benvengano eclissi e benvengano eventi come questo che ci permettono di fare, ecco, comunicazione e cultura scientifica. La differenza tra una luna piena normale e una superluna non è così eclatante. Ci sono stati, devo dire, dei test dove osservatori esperti si sono sottoposti, diciamo, a una serie di verifiche senza conoscere quale fosse la tipologia di luna piena che stavano per vedere, e mediamente hanno riconosciuto quando la luna era un po' più vicina. Quindi chi è assiduo nell'osservazione del cielo può anche rendersene conto. Mediamente ci sono diverse superlune l'anno, divise tra lune nuove e lune piene. Le lune nuove noi non le vediamo perché la luna si proietta nella direzione del sole, salvo che ci sia un'eclissi totale di sole, un'eclissi di sole, cosa che è anche accaduta durante la superluna. Naturalmente la luna piena si vede comodamente da ogni luogo, però vederla sorgere magari quando ancora c'è luce nell'ambiente, quindi al crepuscolo, è particolarmente affascinante, intanto perché l'occhio e magari anche la fotografia di chi volesse cimentarsi, ecco, nel catturarne qualche immagine, riesce anche a leggere la scena del contesto, e magari vederla sorgere, che so, da un belvedere, da Roma o da altre città che ovviamente offrono molte occasioni, molti scorci artistici, aggiunge un fascino straordinario. Quello che conta, se la si vuole vedere al sorgere, è avere un orizzonte verso oriente sgombro da ostacoli. Tuttavia, ecco, la Luna è fortunatamente uno di quei corpi celesti che si osserva senza la benché minima difficoltà.